Ciao a tutti da Xeltros, ragazzi, rieccoci con Stray. Allora, riprendiamo. Abbiamo installato il rice trasmettitore, no? Siamo ritornati qui nella stanza di Momo, nella casa di Momo. Dobbiamo riparlare con lui, vediamo un attimo che dice. Ma non c'è più, però. Messaggio di Momo. Dov'è? Ah, l'ha lasciato lì appiccicato sullo schermo della televisione. Ma lo sta leggendo B12 per noi. Piccolo oltreggioso, se mi stai leggendo vuol dire che sei ancora vivo. Ottimo. Ho spostato l'attrezzatura al bar per approfittare della loro antenna. Incontriamoci lì. Ah, ok. Ho serrato la finestra, ma il codice per aprirla è molto semplice, eccolo. Ok, proprio semplice, sì. Occhio alla differenza tra maiuscole e minuscole, ci si vede al bar, Momo. Ok. Deve essere il codice della finestra accanto all'entrata. Andiamo. Va bene. Ok, quindi andiamo al bar, signori. Ah, qui dobbiamo. Ok. Nemmeno B12 si ricorda, figuratevi. Ah, ok, bene. Andiamo al bar. Allora, il bar, signori, il bar. Guarda quel tizio lì che guarda con il. Vedete con il cannocchiale che sta guardando? Molto caratteristico, lì a fianco al simbolo degli oltreggiosi, no? Ok. Comunque è un'atmosfera particolare questo titolo, eh. Va bene. Ma il bar dov'è, signori? È quello il fatto. Allora, scendiamo un attimo qui. Ok, la mia colata un po' così. Il bar, allora lì ci sono dei cartelli. Andiamo un attimo. Magari. Oppure qui sotto il bar? Immagino di sì perché. Possiamo andare? Ok. Credo sia questo il bar, eh. E infatti. Ehi, pallina di pelo. Vieni, sono riuscita ad intercettare un segnale. Bene. Ok. Questo è il bar, signori, eh. Benissimo. Guardate lì il barista. Oh, la faccia molto soddisfatta. C'è anche il jukebox. Che fai, non l'accendi? Esatto. Qui c'è un tizio, immagino sia ubriaco perso. Bene, parliamo con Momo. Momo. Lì c'è del codice. Ci accarezza un po'. Vediamo se riesco a far funzionare questo affare. Bene. C'ero quasi. Ehi là, qualcuno mi sente? Chi è che parla? Ciao, sì, ti sentiamo. Siamo dei bassi fondi. Stiamo cercando una via di uscita e. Un momento, sei tu? Sbaltazar? Momo? Non ci posso credere, sono così felice di sentire la tua voce, Sbaltazar. Dove sei? Gli altri stanno bene? Sì, siamo al sicuro. Shh, siamo riusciti a salire. Shh, shh, sarebbe il segnale, diciamo, poco chiaro, no? Il disturbo di segnale, pronto? Mi senti ancora? Devi passare dalle fogne per raggiungerci, ok. Shh. Molto pericoloso, Zurk dappertutto, ok, bene, comunque abbiamo capito. Le fogne? Come, pronto?
Accidenti, abbiamo perso il segnale. Ok. Incredibile, Sbaltasar è vivo e è riuscito a risalire per le fogne insieme agli altri oltreggiosi. Le fogne sono il posto più insidioso di tutti i bassi fondi. Ma se Sbaltasar ce l'ha fatta, vuol dire che c'è un modo. Ok, chi era? Chi era il punto interrogativo? Forse lui sa qualcosa? Ok, Simus. Non ce la farete mai ad attraversare le fogne. Pullulano di Zurk. Vi spazzolerebbero in un istante. Vale soprattutto per te, piccoletto. Ma noi siamo agili, quindi. Molti hanno tentato la fortuna in passato, non finisce mai bene. Ma noi ci riusciremo. Comunque io vi ho avvisati, gli affari vostri non sono affari miei. No, ma. Almeno dici come arrivarci, però. O così, va bene. Vai a dormire così ti passa la sbornia. Simus, il barista che. Doc, suo padre, un tempo era un grande scienziato. Stava lavorando a una nuova arma per combattere gli Zurk. Doc dovrebbe essere uno di. Noi abbiamo uno dei taccuini, un amico di Momo. Qualche anno fa è partito per collaudare il dispositivo e non ha più fatto ritorno. Ecco perché era così, diciamo, bene. Da allora Sinus non è più stato lo stesso. Ok. Non dar retta a Sinus, è solo spaventato come lo ero io. Se Doc ha costruito un'arma, è il nostro biglietto per raggiungere gli oltreggiosi. Nei suoi appunti Doc ha accennato un paio di volte a un laboratorio segreto. Deve essere lì che lavorava al progetto. Potrebbe esserci un indizio nell'appartamento di Simus. Forza, seguimi. Ok. Seguiamo Momo. Aspetta, lì c'era. Cos'è? Ah, ok. Dipendente del mese, bene. Vediamo un attimo queste cartelle. Barattatore, bucato super etilico, la bottega di nonna, programmazione da Elliot. Va bene. Comunque questo titolo, signori, ha un suo perché. Zitto zitto. Si sta aprendo, comunque. Va bene, seguiamo Momo. Atteniamoci alla main quest, diciamo così, eh. Noi cercheremo di farlo un po' alla svelta, ma qua il titolo, signori, ce n'è secondo me di roba da fare, eh. Non lo so. Allora annuncio. Piano, piano, piano. Allora. Cerco spartiti di ogni tipo per raggiungere un tocco di atmosfera a suon di chitarra. Chiunque li trovi può consegnarmeli di persona. Io accanto all'ascensore. Ma era quel tizio Morusche. Era quel tizio che abbiamo incontrato con quella chitarra improvvisata. Lì, diciamo. Che somigliava ad una tanica di benzina. Era una tanica di benzina con un pezzo di chitarra sopra. Noi l'abbiamo uno spartito, però. Va bene. Dai, Simus, apri la porta. Lo sai che tuo padre avrebbe voluto aiutarci. Ok. Beh, c'era da aspettarselo. È una situazione molto pesante per Simus. Non vuole più sentir parlare degli oltreggiosi. Non mi aiuterà. Ma forse con te credo di aver avuto un'idea. Ok. Ma se ci intrufoliamo. Esatto. Quella è la questione. Andiamo noi. Prendi il taccuino di Doc e mostralo al Simus. Ma ce l'avevamo già noi, eh? O no? Contiene un mucchio di informazioni che, con un po' di fortuna, gli daranno una bella scossa. Trova il laboratorio segreto, piccolo oltreggioso. Io torno a rubare per ripristinare la comunicazione con gli altri. Va bene. Ok. Dov'è? Che adesso si incazza come una bestia. Che ci fai qui? Te l'ho già detto. Attraversare le fogne è una missione suicida. Lasciami in pace e mostriamogli il taccuino.
istantaneamente. Guardate, guarda cosa ho. Cos'è questo? Aspetta, è di mio padre. Ma ci picchia, chi se l'aspettava? Anche lui è uno scienziato, Simus. Se capisce quello che scrive il padre, immagino di sì. No, pure. Vabbè, c'è una stanza segreta nel nostro appartamento? Ma dove? Pensa un po' tu, signori. Questo c'ha. Nemmeno sa. Conosce il suo appartamento. Va bene. Dov'è? Proprio sotto al mio naso. Potrebbero esserci degli indizi nascosti nei paraggi? Dobbiamo trovarlo noi? Ah, eccolo. Dovrebbe essere lui il padre di Simus. Va bene, quello che si vede in foto qui. Ma che ha fatto? Ok, le cose. Ok. C'è una pianta. Immagino sia dell'edificio qui. Simus. Signori, qua dobbiamo trovare questo laboratorio, ma. Tocchiamo questi quadri. Le cose che fanno i gatti con i quadri, no? Ok, magari qui dietro c'è. Esatto. Usa codice. Ma quale codice? Noi non abbiamo codice qui. Riparliamo con. Ah, ecco, vieni un attimo. Magari sul taccuino c'è. Non avevo mai notato quel tastierino elettronico. Come è potuto sfuggirmi? Ignoro quale possa essere la password. Lì ci sono. Lì dietro ci sono degli orologi, no? Che segnano degli orari. Magari 2, 5, 1, 2, 1, 2. Non possiamo inserire? Ah, con i. Ok. E infatti. Proprio così, signori. Se c'è davvero un'arma capace di opporsi agli Zurk, deve essercene traccia nei paraggi. Perquisiamo l'appartamento. Ok. Ecco qui il laboratorio. Guardate qui. Studiava gli Zurk. Non avevo mai visto questa stanza. È incredibile, si è riuscita a nascondermela per tutto questo tempo. Questi progetti devono riferirsi alla sua arma anti-Zurk. Papà è sempre stato molto geloso del suo lavoro. Mi disse che l'arma funzionava sulla carta, ma che serviva un collaudo sul campo. Ha oltrepassato i bassi fondi e non è più tornato. Scendiamo un attimo, vedete, signori, lui studiava gli Zurk, no? Magari poi facendo degli studi ha capito i loro punti deboli. Versetti carini, piano piano. Osservazioni, versetti carini, temperamento ostile. Vecchi batteri dell'epoca umana, mangiano ogni tipo di materiale, visione perfetta al buio, reagiscono alla luce intensa. Ma quindi noi con la torcia. Vediamo qui. Pieno di. Il Corriere del Robot, prima pagina. Zurk ufficialmente fuori controllo. Mangiano il metallo. Ma sono tutti piccoletti così questi Zurk. Mi aspettavo qualcosa di più, diciamo, spaventoso. Va bene. Questa la facciamo cadere. Magari c'è qualcosa? Invece no. Allora, riparliamo un attimo. Con Simus. Trovato niente di interessante qui dentro?
perché quando pare dobbiamo trovare qualcosa e poi mostrargliela. Ma facciamo cadere anche questo. Ah, ecco qui, ci siamo, eh. Localizzatore guasto. Abbiamo un localizzatore, eh. Che fa? Non possiamo più parlare? Ok. Sì, abbiamo questo. Aspetta, mi è familiare. È il suo localizzatore. Qua usava sempre il localizzatore per tenere d'occhio i miei spostamenti. Forse possiamo invertirlo e scoprire dove è andato. Non riesco a credere che papà potrebbe essere ancora vivo. Mi manca tantissimo. Bene. Ti serve un'arma contro gli Zurg, giusto? Papà ne aveva indubbiamente una con sé. Ok. Dobbiamo solo riparare il localizzatore così da poterlo rintracciare. Nei bassi fondi deve esserci qualcuno disposto ad aiutarci. Vieni, ti aprirò la porta. Bene. Il nostro amico Simus ha ripreso le speranze perdute, quindi. Ok. Bene. Partita una musichetta qui. Riparliamo con Simus. Devi riparare quel localizzatore. Sei pieno di risorse. Potresti trovare qualcuno nei bassi fondi disposto ad aiutarti. E chi? Torniamo un attimo qui. No, che stai facendo? Dove erano quei cartelli? C'era un tizio anche. Allora, leggiamo un attimo. Programmazione da Elliot. La bottega di nonna. Barattatore. Programmazione da Elliot. Boh. Andiamo da questa parte. Lo stesso di prima. Che okay, programmazione da Elliot. Bussare alla porta e aspettare che vi apriamo. Noi bussiamo in questo modo, chiaramente. Salve. Ci presentiamo? È lei il programmatore qui? Ah, che fai? Ci chiude la porta in faccia. Scusa, eh. Entriamo. Qui c'è un altro spartito. Prendiamolo. Ma non possiamo. Ah, ecco. Se qui per Elliot è proprio laggiù. Qui? Ah, eccolo. È lì che smanetta davanti a 56 monitor. Allora, vediamo. Ma chi ha il tic? Cioè. Sembra che abbia la tremarella, ma che fa? Ok. Sì, posso aiutarti? Usiamo questo. Ah, ci picchia, un ottimo localizzatore. Riconosco il modello. Un Toyima BR2000. Puoi rintracciare chiunque con questo aggeggino, permetti? Esatto. So come aggiustarlo, ma quando ho di questi brividi non riesco a usare la tastiera, eh. Non so se mi sono ammalato o altro, ma di certo non sto bene. Secondo me ti devi prendere una pausa, eh. Non voglio dire, ma ogni tanto fa bene. Non riesco a lavorare con questi brividi. Mi servirebbe una coperta per poter riparare il tuo localizzatore. Ah, una coperta. Una coperta. Non preoccuparti, il localizzatore è al sicuro qui con me. Ma non posso metterci mano finché non avrò una coperta che mi riscaldi.
Ok, ce l'hai una coperta qui? Usciamo da qui. E dove la prendiamo noi una coperta? Ricorda qui, cos'è? Ok, B12. Quest'albero è un prodigio della scienza. Incredibile che l'ingegno umano abbia saputo creare delle piante che si sviluppano in assenza di luce solare. Le forme di vita organica necessitano di alberi che purificano l'aria della città. I robot non ne hanno bisogno e ciononostante se ne prendono cura. È così che avrebbero voluto gli umani. Ok, ma infatti no, siccome lui è un robot, perché ha bisogno di una coperta? Io non so. Cioè, dove la prendiamo noi questa coperta? Cioè, dobbiamo andare. Lì c'era la lavanderia da qualche parte, magari. Nel cartello, no? Qui fuori. C'era un cartello che sposta la videocamera, grazie, qui, no? Bucato super etilico. Magari da queste parti. Dov'è? Qui? Bucato super etilico, è lì che sono le coperte. Quindi per di qua. Qui. Bussiamo un attimo, alla nostra maniera, chiaramente. Sei uno di quei teppisti che giocano a tirarsi secchiate di vernice sul tetto? No, questa me la larga con la vernice, sono stufo di pulire il vostro casino. Ma non sono. Ma questi partono già prevenuti così? Vabbè, non ci aprono, vediamo se troviamo un modo qui. Ok, magari da qui, no. No, vai qui. Ah, siamo di nuovo. Da qui. Oh, una coperta, signora. Dove andiamo a trovare noi una coperta adesso? Qui è aperto. Ma lì è da dove veniamo, eh? Richiediamo un attimo a B12. Sembra che Elliot non sia pronto a lavorare, poverino. Dobbiamo ri rimediargli un indumento caldo. Forse qualcuno nei paraggi può crearlo per noi? Qualcuno nei paraggi. Parliamo con questo tizio. Questa sciarpa me l'ha fatta la nonna. Non la trovi stupenda? Stupenda, sì, è bravissima a sferruzzare. Magari potresti indirizzarci, a noi ce ne serve una. Riparliamo con Momo. Abbiamo trovato, ma l'abbiamo dato al programmatore. Ma dove la troviamo questa coperta? Cioè, almeno un suggerimento potevano darcelo, eh. Qui ce ne sono un po' di coperte, ma non credo che siano molto propensi a darcele così.
Forse lei potrebbe aiutarci, qui ci sono un sacco di indumenti, vediamo. Ci strusciamo un po', e così lei magari si invaghisce di noi e poi gli parliamo. Adoro lavorare la maglia. Finora ho intessuto 478 miglia di sciarpe. È un traguardo impegnativo. Se vi portassi dei cavi elettrici potrei farti un poncho. Mi ispiri, ma non è facile trovare del materiale adatto qui in giro. Ok, cavi elettrici li aveva il tizio che, non so se vi ricordate, quando siamo arrivati in questi, nei bassi fondi qui, no? C'era quel tizio che vendeva cose che voleva le lattine energizzanti per barattare, no? Adesso se lo ritroviamo, vediamo, allora, dov'era? Era qui, ecco, proprio qui sotto. Lui, eccolo qui. Cavo elettrico. Ok, mi serve un detersivo super edilico. Non posso scendere più di così. Lattine. Il detersivo super edilico, signori. Detersivo super edilico, ma lì c'era lì bucato super edilico. E già mi sto perdendo io, eh. Bucato super edilico, e come ci andiamo lì però? Che sarebbe qui. Solo che non ci fanno entrare. Non siamo noi. Cioè, facci entrare. Ma veramente io non. Magari qui c'è qualcosa. Qui? Ok, dove lo troviamo? Allora, proviamo a andare dove ci sono questi due che giocano, magari. Che facciamo? Miagoliamo? Ok. Adesso si incazza. Però ha aperto la porta almeno, eh. Ok, scendiamo. Un po' così, signori. Ci ha detto culo qui, eh. Vabbè. Stavamo già bloccando. No, scendi là, scendi qua. Ok, grandissimo. Scendi ancora, grande, grande. Vabbè, parliamogli. Sto volendo restare nel mio negozio di nuovo. Smettila di giocare fuori al mio negozio, razza di mascalzone imbranato. Vabbè, ce l'ha con quelli. Lo troviamo qui, questo bucato super etilico? Eccolo. Grandissimo, grandissimo. Ma c'è altro qui? Vabbè, quello che abbiamo, quello che ci serve l'abbiamo trovato. Ritorniamo dal barattatore. Così, prendiamo questi cavi, li portiamo alla signora che ci fa il poncio. No, 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 aspetta, aspetta. Sì, esatto.
Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Eccolo qua. Grandissimo. Stammi bene. Allora, dov'era? Io già non mi ricordo, qui ci siamo persi. Non qui. Allora, che parte qui? Un po' alla cieca qui, vediamo. No, qui stiamo andando. Ok, ecco, l'abbiamo trovata. Abbiamo, ce l'abbiamo, eccolo qui. Mi metto subito al lavoro. Bene. Ottimo, ottimo, grandissimo. Ok, nuovo oggetto tenuto, Poncio, ecco a te, piccoletto, ti calzerà a pennello. Ma noi dobbiamo. Non dovevi farlo per noi, Ok, no, ce l'abbiamo lì, quindi portiamolo al nostro amico. Che fai? Ok. Allora. Abbiamo queste insegne qua. No, era per di qua. Facendo girotondo qui, signori, No, 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 perché è rallentato? No, andiamo di qua, allora. Quella non è zona. Qui c'era la signora, allora. Per due tipi. Ok, era qui. Bene. No, entra qua. Questa telecamera gira così, grande. Ce l'abbiamo, Sei un robot. Ecco qui abbiamo questo, vediamo se. Ma dove l'hai trovato? Straordinario. Fammelo provare, bene. Bene. Niente più brividi, posso riprendere a lavorare, grande. Grazie, adesso sì che posso aggiustarti il localizzatore. Fammici dare un'occhiata, un piccolo aggiornamento e un'altra cosuccia. Voilà. Bene. Ti auguro di rintracciare la persona che stai cercando. Ok. Quindi ce l'abbiamo. Proviamo. Allora, da Momo o da Simus adesso? Vabbè, visto che passiamo di qua, facciamolo vedere a Momo. Sì, abbiamo trovato questo. Non ne conosco l'utilizzo. Ok. Torniamo da Simus allora. Era qui? Dov'era la casa di Simus? Allora. Forse era qui? No, eccola qui, bene. Ce l'abbiamo, Simus? Sì, esatto, eccolo qui. Ce l'hai fatto, l'hai riparato, ben fatto. Passamelo. Ok.
Abbiamo riscontro. Ok. Papà è veramente vivo, non ci posso credere. Seguiamo il localizzatore, forse scopriremo dove è andato papà. Va bene. Seguiamolo. Non è colpa nostra, non è colpa nostra. Ok. Prenditela con quei due lì sopra. Ok, qui si va verso le fogne, immagino. Ci siamo, ha davvero lasciato i bassi fondi. Là fuori è pericoloso, ma devo averne la certezza, devo sapere. È chiaro, facciamolo. Bene. Ok. Qui già si vede un po' di... Diciamo, è una zona infestata, no? Si vede già. Sono queste... Non so cosa siano, uova di zurk, cose schifezze varie qui. Di zurk. Sono proprio uova di zurk. Ok, guarda quante uova di zurk ci devoreranno, non posso farcela, sono proprio uova. Ok. Non sono veloce come te, gli zurk mi beccheranno di sicuro. Tieni, prendi questa spilla. Il mio papà la riconoscerà, capirà che sei un amico. Ok. Spilla dell'oltre. Ti aprirò la porta. Ok. Va bene, quindi. Andiamo da soli. Grande, che fai? Ci saluti? Mi dispiace, non posso andare oltre. Non sono altrettanto veloce, gli zurchi mi acciufferebbero. Va bene. Trovalo, ti prego, riportami mio padre. Noi mi agoliamo. Lo salutiamo e ce ne andiamo. Accendiamo la torcia. Ma qui stiamo proprio andando. Sono proprio le fogne, qui verso le fogne. Parliamo un attimo con B12. A quanto risulta, Doc si nasconde da qualche parte in quest'area. Dobbiamo trovarlo. Qui proprio stiamo trovando Doc ancora, ok. Di Zurk non ve ne è traccia al momento. Va bene, proseguiamo qui. Vicolo cieco. No. Ah. Eccoli. Ma con la luce forte? Non si spaventano? Luce intensa, tipo, non ha effetti su di loro? No, questa proprio non è molto intensa, va bene. Scappiamo. Ma sono tutti così questi zurk, non ci sono... Ma salta qui. Ma noi qui siamo costretti a fuggire in questo modo. Tensione, panico. No. Ok, mi agoliamo in maniera minacciosa. Ma è così veloce in velocità. Dalle fottute pareti proprio, signori.
Attenzione. No. 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 Aggiriamoli. Bene. È pieno di questi stronzi qui, eh. Ci siamo? Vai, vai lì. Grande, grande. Lì come ci andiamo? Ah, possiamo da qui? No, andiamo lì però. Non possiamo? Adesso sì. Ok. Scendiamo su questi barili. Ok. No, è partito un carretto qui, signore. Attenzione. Attenzione, panico. Ma che fa? Si rialza? Panico, signori. Stai bene? Hai fatto un bel capitombolo, eh. Non poggiamo la zampa, La zampa posteriore destra, però. Doc dovrebbe essere nei paraggi, ci siamo quasi. Ma così adesso? Eh no, Ci lecchiamo la zampa. No, adesso siamo guariti, ok. Una leccata e via. No, vabbè, possiamo solo andare. Andiamo qui. E mettiamoci a proseguire. Qui? No, andiamo qui prima. Poi andiamo qui. Bene. Okay, qui non si può andare, immagino. Invece sì, perché la rete è bucata. E lui? Chi è quel tizio lì? Allora aspettate. Ma qui cosa c'è? Perché anche qui si può andare. Torniamo da quel tipo che sembra dorma. No, è proprio, non è attivo. Cucciamoci un secondo perché dopo quel capitombolo ci sta, no? Ok, poi ci rialziamo così di botto. Ricordiamo. Lo scienziato per cui lavorava diceva sempre di voler passare la pensione in un piccolo cottage a pescare tutto il giorno. Naturalmente non era fattibile nella nostra città e non lo sarebbe stato per almeno un centinaio di anni. Quando raggiungeremo l'oltre, perché non ci troviamo un piccolo cottage con un'innoca canna da pesca e una montagna di libri? Credo sia quello che lo scienziato avrebbe voluto, ma prima dobbiamo trovare Doc. Ok. Vabbè, quindi ritorniamo qui. Momento, ok, drop. Ma qui non c'è nessuno, Qui? Vabbè, andiamo qua. Qui sopra, lì sopra, immagino. C'è quel balcone. C'è illuminazione. Pare che adesso non riescono questi stronzi. Ok, entriamo qui. Grandissimo, ci siamo. Lì ci sono degli zurk dentro delle gabbie.
Questa è la casa di Doc. Diciamo il suo rifugio laboratorio. Chiamiamolo così. Eccolo lì. Attenzione, parte l'intermezzo. Abbiamo proprio... Ok, preso di soprassalto. Wow. Un attimo, tu non sei uno Zurk, chi sei? È addosso la mia spilla. Come l'hai trovata? È stato mio figlio a mandarti? Oh sì, uno spiccolo genietto. È un'eternità che sono qui da solo. Era venuto a collaudare il mio defluxor, ma non è andato secondo i piani. Ma tu te ne sei andato così? Boh, non lo so. Va bene, vorrei tanto tornare a casa, mio figlio mi manca moltissimo. Puoi farti un giro per la casa se vuoi, ma non ho idea di come fuggire da qui. Ok, ma quindi... Guardiamoci intorno alla ricerca di qualcosa che ci aiuti a uscire da qui. Questo che cos'è? Ehi, fa piano con quel defluxor. Al massimo della carica può ridurre uno Zurk a un'esplosione di coriandoli. Ah. A questo ragazzone servono 1.21 gigawatt per funzionare. E l'unico apparecchio nei paraggi con tanta botta di vita è il generatore all'esterno della casa. Il problema è che non si avvia, credo sia saltato un fusibile e con tutti gli Zurk che girano per me è troppo pericoloso uscire a ripararlo. Non sono abbastanza veloce, ma forse tu sì. Se riuscissi a raggiungere il generatore e a sostituire il fusibile, po io potrei ricaricare il defluxor. Avanti, seguimi, ti mostrerò cosa fare, ok. Seguiamolo. Bene. Tieni, prendi questo fusibile e il nuovo di zecca. Ok, quindi l'accensione del generatore sarà rumorosa, perciò aspetta di qualche zurk. Ok, non appena avrai riparato il generatore, dovrei poter caricare e avviare il defluxor. Ti basterà seguire questo cavo, sostituire il fusibile e tornare qui da me. In bocca al lupo. Ok, seguiamo il cavo allora e proviamoci. Poi immagino sia un'altra tarantella, no? Bene. Ok, eccoci qui. Usiamolo. Bene, si è attivato. Adesso ci invaderanno gli Zurk, no? Ma lui con quell'arma, vediamo che fa. Potentissima, potentissima. Ma non ci prendere a noi però, Se ci prendi a noi. No, no. Guarda che stronzi. Ritorniamo qui, dai, entra. Ok. Esulta. Grandissime, grandissime. Straordinario, hai ripristinato il generatore. Hai visto che potenza il defluxor? Impressionante, amico mio, eh? È decisamente il nostro biglietto di sola andata. Aspetta un attimo, potrei riuscire a montare il defluxor sul tuo drone. Addirittura. Vediamo, eh. Vediamo così diventiamo competitivi.
Vediamo cosa crea qui il nostro amico. Grande. Ha funzionato. Adesso il defluxor è installato sul tuo stilosissimo drone. Non è progettato per venire alimentato da una fonte elettrica così esigua. Se utilizzato troppo potrebbe guastarsi. Ok. Ricordo, è pericoloso. E adesso rientriamo al villaggio. Sta tornando, figliolo. Quindi possiamo usarlo anche noi? Come si usa? Ok, adesso abbiamo il defluxor. Come si usa? Non si sa. Ah, ecco così. Con L1. Potentissimo. Ah, lì c'è. No. Ah, c'è una barra, vedete? A fianco a B12. Se lo usiamo troppo. Boom! Ok, però si ricarica, quindi va bene, va bene. Andiamo. Usiamolo. Guardate qui, potentissimo, potentissimo. Elimina tutti quegli zurk per spianarci il passaggio. Esatto. Funziona alla grande, però come sospettavo rischia il suo riscaldamento. Esatto. Lascialo raffreddare un po' quando succede. Spero che duri fino a quanto avremo raggiunto il villaggio. Ok, ma il cancello però magari se ce lo apri perché. Dai, seguici. Ok, apriamo la serranda. L'interruttore non funziona, l'elettricità sarà stata staccata. Che fa? Deve esserci un modo di aprire quella porta. Dobbiamo attivare qualcosa? Aspettate, perché qui. Ma lì si può entrare? Non credo. Ma c'è questo però, eh. Allora, questo lo togliamo. E questo lo portiamo lì. Vai così, grandissimo. Bene, no, un altro po'. Ok, no, riporta qui grande, grandissimo. Aspetta. Andiamo da lì. Eccolo. Bene. Venite adesso. Siamo armati, vedete? Potentissimo. Ne sono altri? È rimasto uno. Ma possiamo. Ma non dobbiamo aprire ad hoc? Immagino qui. Ah no, ha aperto lui. Panico, signori. L'avevano assalito.
Tu chiudi, sbrigati. No. Cazzo. Ma questi se ci prendono ci fanno male, eh. Bene. Ne è rimasto uno. Ok. Ci siamo, eh. Tutto bene? Fiu, ci è mancato poco. Torniamo a casa. Ottimo. Uno è rimasto lì che... Vedete com'è? Eh? Insistono nell'entrare, va bene. Ok. Cioè, proseguiamo qui. Ci siamo, eh. Ci siamo. Questa è la porta. Bene. Ok. Bene, parte un intermezzo. Adesso si ritrovano. Bene, padre e figlio. Cioè, il padre stava lì, non gli diceva niente. Tipo, boh, non lo so, eh. Vabbè. Ok. Ok, quindi... Grazie di aver salvato Doc, piccolo amico. È fantastico sapere che Simus non è più solo. Adesso sappiamo di poter rispondere agli attacchi degli Zurk. Momo ti sta aspettando nei pressi delle fogne. Bene. Doc e Simus sembrano felici. Penso che insieme abbiamo fatto una gran cosa. Esatto, lo penso anch'io. Salutiamoli, ce ne andiamo, eh. Come presentati? Ok. Parliamo con Simus. Certo, sono felicissimo che sia tornato. Ciao Teddy, come va? Rosy? Oh, Billy. Conoscete mio figlio Simus? È merito suo se sono tornato da quel posto infernale. Ok, quindi dobbiamo raggiungere Momo. Quindi... Signori, io per oggi direi di salutarci qui con Stray. Voi mi raccomando, supportatemi, iscrivetevi, bla bla bla, lasciate un like, commentate se vi va. Io vi saluto, alla prossima da Xeltros. Ciao!